In questa lezione affronteremo alcuni degli aspetti fondamentali che riguardano il pianeta Terra, vale a dire l'età, facendo un divertente esercizio, e le risorse che essa ci offre. E inizialmente dobbiamo affrontare il principio dell'attualismo, che è stato formulato per la prima volta da un famoso geologo scozzese, James Hutton, che viene considerato in realtà il padre della geologia moderna, assieme a Charles Lyot, che poi ha seguito i suoi insegnamenti. Devo dire che quest'ultimo, tra l'altro, è stato molto importante per la formazione anche di Charles Darwin, ma questo non è oggetto della lezione di oggi. Che cosa dice questo principio dell'attualismo? Sostanzialmente dice che non dobbiamo cercare chissà quali fenomeni, chissà quali spiegazioni per la formazione delle montagne, per la formazione delle vallate, dei mari, degli oceani. In sostanza dobbiamo semplicemente pensare che i tempi lunghissimi di vita di questo pianeta hanno, diciamo, visto all'opera nell'arco di questi milioni di anni le stesse forze, le stesse spinte, le stesse fonti che noi vediamo oggi. Dovete considerare che all'epoca non si pensava che la Terra fosse così tanto antica come in realtà è, e per questa ragione James Hutton è stato considerato l'uomo che ha inventato il tempo, cioè l'uomo che ha aperto la mente dei suoi contemporanei all'idea che la Terra fosse molto, ma molto più antica di quanto loro potessero immaginare. E per questa ragione lui sostanzialmente diceva che la formazione appunto delle catene montuose, degli oceani, dei laghi, tutti i fenomeni che noi pensiamo siano dovuti a chissà quali eventi catastrofici, in realtà vanno pensati semplicemente come un qualcosa che tantissimo tempo ha richiesto, ma le stesse forze che sono in gioco oggi. Un esercizio divertente per avere un'idea di cosa stiamo dicendo è questo. Immaginiamo che la durata della vita della Terra, che viene stimata intorno ai 4 miliardi e mezzo di anni, sia corrispondente alla larghezza di un'aula scolastica, cioè 4 metri e mezzo. E poi rapportiamo con questa proporzione questi tre valori: 2 milioni di anni circa, 2-3 milioni di anni, che è, diciamo, la data stimata dell'evoluzione della specie umana dalle altre scimmie antropomorfe, 10.000 anni circa, che viene considerata la data di nascita dell'agricoltura, e infine 300 anni, più o meno tanto quanto è durata la rivoluzione industriale che stiamo tuttora vivendo. Ci renderemo conto in questa maniera di quanto sia brevissimo il tempo che noi consideriamo invece così lungo e importante nell'arco della vita della Terra. E, al tempo stesso, adesso saltando alla situazione attuale, è molto importante fare chiarezza su alcuni termini. Lo studio dell'ambiente viene fatto essenzialmente da due punti di vista, che è quello dello sfruttamento dell'ambiente in termini di risorse e di riserve e in termini anche di tutela dell'ambiente. Questo è il secondo aspetto. Cosa sono le risorse e cosa sono le riserve? Questi termini sono differenti, anche se vengono spesso considerati come dei sinonimi. Le risorse sono tutto ciò che la Terra offre, in termini proprio fisici, di quantitativi, per esempio di risorse minerarie, indipendentemente dal fatto che siano sfruttabili da un punto di vista economico oppure no. Anzi, contengono sia ciò che noi oggi sfruttiamo, sia ciò che, diciamo, teoricamente potremmo sfruttare, ma economicamente non conviene. Sono molto più importanti, ovviamente, le riserve dei minerali che noi abbiamo a disposizione, perché sono quelle che, stante le attuali tecnologie a disposizione, ha senso poter sfruttare. Ovviamente, mentre le risorse sono, potrei dire, un dato oggettivo, quasi immodificabile, il ferro che c'è nella terra, quello è, punto. Le riserve sono un dato invece che può variare nel tempo se si scoprono dei nuovi giacimenti di cui prima non si conosceva l'esistenza, oppure se si scopre una nuova tecnologia che rende economicamente vantaggioso lo sfruttamento di risorse che invece non lo erano fino a qualche tempo prima. Entrambi questi aspetti hanno ovviamente un impatto notevole sull'ambiente e da questo punto di vista bisogna considerare che qualsiasi modificazione dell'ambiente è in effetti un danno che noi facciamo all'ambiente. A questo proposito è interessante ricordare che noi pensiamo alla civiltà contadina come una civiltà che tutela l'ambiente, in realtà non è così. Il primo coltivatore, il primo uomo che sulla terra non si è accontentato di raccogliere ciò che trovava, ma ha cominciato a coltivare la terra per sfruttarla, in realtà
ha iniziato il processo di inquinamento di cui oggi si parla così tanto. Ebbene, i tipi di inquinamento possono essere classificati in questa maniera: da un punto di vista della loro natura, ci sono degli inquinanti di tipo fisico, pensate alle radiazioni elettromagnetiche, sia quelle ad alta frequenza che quelle a bassa frequenza, l'inquinamento termico. Poi c'è l'inquinamento di natura chimica, quando ci sono delle sostanze materiali che vengono rilasciate nell'ambiente e che sono pericolose perché o non si degradano e quindi si accumulano nell'ambiente, oppure perché sono addirittura tossiche, non soltanto per l'uomo, ma per le specie viventi su questo pianeta. C'è l'inquinamento luminoso, che ha un impatto notevolissimo per gli astronomi che fanno fatica assai ad osservare il cielo. L'inquinamento acustico, tutti quanti noi ben conosciamo nella nostra vita quotidiana, l'inquinamento biologico, cioè quello dovuto ad agenti patogeni, e così via, tante altre forme. Per quanto riguarda invece su cosa si verifica questo inquinamento, normalmente si considera l'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, della biosfera. Ovviamente quando si parla di acqua si intende le varie forme che l'acqua può avere su questo pianeta, cioè l'acqua continentale, fiumi, laghi, l'acqua di falda, l'acqua profonda, l'acqua dei mari, l'acqua contenuta nei ghiacciai. Un'ultima considerazione importante da fare è questa, è che quando si parla di risorse, si parla sia di risorse minerali ma anche di risorse energetiche. E qui c'è un'ulteriore distinzione da fare. Un conto sono le fonti energetiche, un conto sono i vettori di energia. Le fonti energetiche sono quelle che normalmente classifichiamo in rinnovabili, tipo l'eolico, il solare, e non rinnovabili, tipo appunto i combustibili fossili. E questa è cosa nota. Un equivoco che spesso si crea invece è quello di pensare ai vettori di energia come se fossero delle fonti di energia. Non è affatto corretto. Si sente spesso dire che una nuova fonte di energia, la fonte di energia del futuro è l'idrogeno. Noi non abbiamo giacimenti di idrogeno da poter sfruttare. Ne possiamo creare l'idrogeno, per esempio facendo l'elettrolisi dell'acqua, ma questo significa sfruttare una forma di energia, per esempio l'energia elettrica, per produrre l'idrogeno. Dopodiché l'idrogeno è semplicemente un modo per conservare, accumulare e trasportare l'energia. Quindi sono due cose completamente diverse, le fonti di energia dai vettori di energia. Un'altra forma di energia che non è una fonte, ma è semplicemente un vettore, è la corrente elettrica. Non esistono giacimenti di corrente elettrica. Esistono dei meccanismi per produrre l'energia elettrica, per trasformare l'energia meccanica in energia elettrica, per esempio, e poi l'energia elettrica viene utilizzata perché è facile da trasportare e facile anche da utilizzare, come tutti quanti ben sappiamo. E quest'ultimo argomento, appunto questo dei vettori dell'energia elettrica, in particolare delle trasformazioni dell'energia elettrica, ci riporta all'ultima slide di questa breve lezione. E sono due link molto interessanti, uno riguarda in generale le fonti di energia e l'altro invece è un video su YouTube di una ditta che produce turbine per lo sfruttamento dell'energia eolica, e sono entrambi interessanti, anche se quest'ultimo, a mio parere, qualche piccola imprecisione la contiene, ma diciamo di pochissimo conto. Vi invito quindi a guardarli e vi auguro un buono studio. Grazie.